city speak to me loud. Picture come to me right, slowly walking in the grass. Siamo qui in Toscana, in una delle aziende significative della filiera marchio Ecor. Qui si coltivano cereali e legumi in rotazione. Le aziende in Toscana sono state scelte grazie anche all'aiuto di un agronomo che da oltre 25 anni segue nel territorio aziende significative, aziende importanti, aziende preparate sia agronomicamente ma con una grande passione per il biologico. La passione è che porta poi ad un rispetto per l'ambiente, un rispetto per il territorio in cui questi imprenditori agricoli vivono. Sono tutte aziende che hanno una lunga storia del biologico e che hanno iniziato a fare biologico per convinzione e non per scelte opportunistiche di mercato. La nostra azienda è un'azienda biologica dal 1995. Il territorio a noi ha dato tutto, anche l'azienda agrituristica all'interno della nostra fattoria vive grazie al territorio. E rispettare il territorio per noi è la cosa principale. Noi non stiamo sul mercato fugacemente, noi facciamo dei progetti perché è quello che aiuta anche poi lo sviluppo e quindi un partner naturale per noi è Ecor, con i quali riusciamo a fare una programmazione per la produzione e quindi avere un controllo generale sulla filiera ma anche una destinazione certa ai nostri prodotti. Vogliamo che l'agricoltore coltivi il faro quest'anno, il prossimo anno e gli anni futuri, ovvero cerchiamo con lui di trovare il giusto prezzo, o meglio il giusto costo di coltivazione, che possa dare poi la possibilità all'imprenditore agricolo stesso di poter reinvestire nell'azienda, di poter fare rotazione e di poter dare una garanzia sia di qualità ma anche di quantità, sia di certificazione ma soprattutto di filiera di trasparenza, dal campo allo scaffale. Noi facciamo delle ampie rotazioni basate sui 5 anni dove vengono alternati delle foraggere a cereali, a legumi e ancora a cereali. Il farro è una pianta molto vigorosa che compete molto con le erbe spontanee e le erbe infestanti, quindi è un cereale che si adatta molto bene all'agricoltura biologica. Quanto è rustico il farro, tanto è generosa la sua qualità. Il fatto di essere un cereale coltivato biologicamente è ovvio che dà vantaggi nella gestione dell'ambiente, nel non inquinare e nell'avere, diciamo, un prodotto sano privo di residui. È un faro di cocco. Viene raccolto da tutte le aziende agricole della filiera toscana presso l'azienda agricola Pieve a Salti, in magazzini dedicati per la nostra filiera, dove viene successivamente pulito, decorticato e i chicchi ottenuti vengono poi trasferiti presso il mulino Grassi per la produzione di farina. Credo che a Ecor sia piaciuto la nostra struttura, la nostra generale, come lavoriamo e come proteggiamo il prodotto biologico dopo il raccolto. Mi piace questo termine, proteggiamo, perché qua comunque da 20 anni ad oggi gli investimenti sono stati sempre mirati a evitare di sporcare il grano. E quindi i sistemi di conservazione sono assolutamente biologici, gli ammodernamenti che sono stati fatti in questi anni sulla pulitura, la macinazione, i sistemi di confezionamento sono stati tutti mirati a salvaguardare. Abbiamo 100 anni di storia e 100 anni di esperienza nella produzione della pasta.
Lavoriamo in uno degli ambienti più incontaminati che ci sono in Italia, in mezzo alle Dolomiti.